Con la bella stagione ritorna anche la voglia di sport e di aria aperta, ma gli esperti consigliano di non esagerare. Infatti, se una corsa in riva al mare può solo far del bene, praticare lo sport a tutti i costi, dopo non aver mosso un muscolo durante tutto l'anno, può avere effetti opposti. È importante attenersi a delle semplici ma essenziali regole. Innanzitutto, è buona norma sottoporsi ad una visita medica che accerti la sussistenza di eventuali controindicazioni all'attività fisica. Scegliete attività aerobiche come la corsa e la bicicletta. In ogni caso, prima e dopo l'allattamento, fate qualche minuto di stretching, aiuta ad allungare i muscoli e aumentare la flessibilità muscolare. Fondamentale è la progressività. Da evitare assolutamente le ore più calde della giornata. Le fasce orarie più indicate sono quelle al mattino presto e quelle alla sera dopo il tramonto. È importante limitare l'assunzione di grassi ed aumentare fortemente quelle di fibre per aiutare il nostro fisico a recuperare velocemente le energie spese. Fondamentale bere molto, preferibilmente acqua, magari arricchita con integratori di minerali, per restituire al corpo i liquidi persi con la sudorazione. Infine, il consiglio più importante è quello di non limitare l'attività fisica e sportiva solo al periodo estivo, ma cercare di mantenersi in forma 365 giorni all'anno. Inizierei da un mio collega, un istruttore che